Inizierei però con una riflessione con Alvise, appunto partendo da quello che abbiamo visto, può darci un'idea di chi sono gli italiani che partono e lasciano l'Italia, ma anche se hai altre riflessioni riguardo insomma, questi lavori, alla luce anche dei tuoi studi, dei tuoi interessi. Buonasera. Voi avete avuto un assaggio di quanto possono essere multiformi e quale possa essere la varietà delle motivazioni che spingono all'emigrazione delle persone. E appunto vorrei partire proprio dalle motivazioni. E mi occupo ormai da diversi anni di questo fenomeno delle nuove mobilità, come lo chiamiamo noi. Ho incominciato in particolare nel 2006, quando abitavo a Berlino, a notare che la gente affluiva, italiani nell'ordine di 1.000 soggetti l'anno, entravano in una città che ai tempi aveva 17% di disoccupazione. Pochi lo sanno, ma Berlino a metà degli anni zero aveva subito una grandissima crisi, diciamo, economica, aveva un forte deficit. E nonostante questo, però, continuavano ad arrivare tanti italiani. E in effetti, uno studio europeo proprio in quegli anni aveva dimostrato che la mobilità intraeuropea, cioè le migrazioni tra i paesi dell'Unione Europea ai tempi, quindi non quella allargata di adesso, all'interno di questo movimento la prima motivazione, lavoro, veniva ormai superata da una somma di altre motivazioni che erano per lo più diciamo, affetti, famiglia, studio o anche semplicemente qualità della vita. Grazie a un finanziamento della Compagnia di San Paolo abbiamo poi incominciato a fare questo studio, ad effettuare questo studio, questa grande ricerca che è stata compiuta tra il 2012 e il 2013, e in effetti però le cose erano molto cambiate rispetto ad allora. Perché? Perché era subentrata la crisi prima finanziaria e poi economica. Ora potrei darvi due dati. Voi sapete quanto è cresciuta la disoccupazione con la crisi economica, ma in particolare a subire, diciamo, da un punto di vista del mercato del lavoro, i più duri contraccolpi sono stati i giovanissimi. Infatti la disoccupazione giovanile, che va dai 16 ai 25 anni, è cresciuta in pochi anni dal 20 al 42%, ma al di là di questo sono stati i cosiddetti under 35, anche loro, a soffrire pesantemente della crisi. Pensate che tra il 2009 e il 2014 sono andati persi tipo intorno ai 400.000 posti di lavoro, in una fascia d'età che non è neanche tanto larga. Ma perché è così importante? Perché è di fatto il periodo nel quale si costruisce una carriera, durante il quale spesso si sono terminati gli studi, si comincia a lavorare e soprattutto è, diciamo, il periodo di massima attività professionale ed è anche il momento nel quale l'opzione migratoria si fa, come dire, più forte, no? Dai 25 ai 35 anni. E allora questa cosa qua, cioè la crisi economica in pratica possiamo immaginare come se è un movimento che si è sedimentato su un altro movimento che c'era già precedentemente, cioè un movimento, quello precedente, legato alla globalizzazione, alla libera circolazione europea, all'internazionalizzazione dei mercati del lavoro, all'internazionalizzazione, diciamo, all'apertura delle università, alla creazione di reti, in sostanza una cosa assolutamente normale per un paese come l'Italia, che precedentemente alla crisi era un paese dell'OCSE, e all'industria avanzata. E poi su questo, in pratica, è subentrata la crisi e quindi è cambiata anche la tipologia delle persone che lasciano il paese, cioè ci sono diversi bisogni, diverse necessità e anche dei fattori espulsivi molto maggiori. Da dove si emigra? Per lo più, e questo è molto interessante rispetto alla storia, diciamo, diciamo, dell'emigrazione per lavoro del secondo dopoguerra, le principali regioni sono la Lombardia, il Veneto ed il Piemonte. E per la prima volta, diciamo, dalla storia dell'emigrazione della Repubblica Italiana, non solo della Repubblica Italiana, ma dell'Italia Unita, tra le prime tre non figura più un paese meridionale. Anche questo è molto particolare.
Ma quanti sono ad emigrare? Beh, la questione dei numeri è molto complessa, nel senso che tendenzialmente l'Istat raccoglie i dati di chi cancella la propria residenza anagrafica dall'Italia. E poi a questo punto, se va all'estero, si iscrive a quella che viene chiamata l'anagrafe degli italiani residenti all'estero. Allora, secondo l'Istat, diciamo, in teoria nel 2013 avrebbero lasciato il nostro paese circa 125.700 persone. Calcolando che nel 2007 erano 51.000, ci rendiamo conto del trend di estrema crescita. Di queste, attenzione, 82.100 erano italiani, perché molto spesso quando si parla di flussi in uscita, fuga dall'Italia, non si fa questa differenziazione, che non per forza bisogna fare, però per certi versi contempla anche stranieri che lasciano il paese. La grande maggioranza però è italiana. A questo proposito voglio inserire una parentesi: non so se avete letto i titoli dei giornali della settimana scorsa, alla presentazione della Caritas, del rapporto, un dossier sull'immigrazione che presenta la Caritas Migrantes, molti giornalisti avevano, secondo me erroneamente, riportato la notizia secondo la quale per la prima volta gli italiani che uscivano erano pari al doppio del numero degli stranieri che entravano, cioè di fatto avremmo avuto un saldo negativo. Non so se vi è capitato di leggerlo, tutti i Repubblica, la Stampa avevano riportato questa notizia. Beh, tranquillizziamoci, secondo i dati Istat l'Italia resta saldamente un paese di immigrazione, nel senso che parliamo comunque di 300.000 ingressi l'anno rispetto a 125.000 in uscita. Ora però quella delle cifre è un bel problema, nel senso che i demografi dicono che se siamo fortunati di un migrante sappiamo dove è nato e dove è morto, e questi sono gli unici dati che abbiamo. Figuratevi provare a seguire questi italiani che in grande maggioranza, intorno al 70%, emigrano in paesi dell'Unione Europea dove non ci sono né visti né permessi di soggiorno e non ci sono neanche più le frontiere. Però abbiamo cercato comunque di avere un'idea un po' più precisa rispetto ai numeri e quindi abbiamo visto che quest'anno il primo paese di destinazione era l'Inghilterra, no? Questo riportano i dati ufficiali italiani, con circa 22.000 italiani emigrati in Inghilterra. Allora abbiamo pensato, come se da una parte non è necessario, nessuno costringe, non c'è l'obbligo di cancellare la propria residenza in Italia, nel paese di immigrazione qualche iter burocratico andrà fatto in un modo o nell'altro, può essere un'iscrizione all'anagrafe, può essere anche ottenere per esempio un codice fiscale per lavorare. Allora, solo per farvi un esempio, siamo andati a vedere le emissioni del numero di assicurazione sanitaria in Inghilterra, che si chiama National Insurance Number, una specie di codice fiscale nostro, che però ha che fare, sì, un codice fiscale in pratica, e nel solo anno da metà 2013 a metà 2014 sono stati emessi 41.900 di questi codici fiscali a cittadini italiani, cioè in pratica il doppio di quello che dicevo i dati ufficiali italiani. In Germania sugli 11.000 che sono partiti per la Germania, secondo i dati invece dell'Istituto Statistico Tedesco parliamo di qualcosa come 57.573, cioè in pratica 120.000 ufficialmente lasciano il paese. Anzi, diciamo, in teoria, in pratica invece questi numeri andrebbero raddoppiati, se non anche triplicati. Vi ho spiegato più o meno dove si orientano. Se posso dire qualcosa, non so quanto tempo ho preso. Ancora due minuti. Sì, poi dopo, se volete, posso provare a rispondere alle vostre domande. Abbiamo visto, al di là dei dati, anche c'è stato qualche accenno ai cervelli che ritornano, alla fuga dei cervelli.
anche lì bisogna smontare un attimino tanti discorsi che vengono fatti molto spesso dai media in maniera un po' superficiale. Fuga dei cervelli viene sempre messo lì come termine, ma in verità la fuga dei cervelli da sola non spiega, come dire, il fenomeno. Il brain drain, come si dice in inglese, esiste solamente, ha senso all'interno di un discorso sulla circolazione dei cervelli. Ora, in Italia si lascia il paese, spesso non si ritorna, ma al di là del fatto se questi cervelli tornano o non tornano, il problema è che non riusciamo ad attrarre cervelli da altri paesi, diciamo, con industrie avanzate, dell'Ocse. Se poi riusciamo ad attrarli da paesi terzi, abbiamo spesso il problema che non riusciamo, come dire, a convalidare le loro lauree e farli lavorare per quello che in effetti erano stati qualificati, per quello che sono qualificati. E, naturalmente ci serve molto da dire, come vi ho detto, abbiamo pubblicato questo libro che si chiama La Meglio Italia, e le migrazioni italiane nel XXI secolo, e potrei andare avanti a parlarne per ore, ma poi lasciare il tempo. Grazie Luise. Volevo chiedere, no, volevo una, per agganciarmi al documentario, al secondo, in particolare, c'è una dimensione molto esistenziale che emerge, cioè il dato forte, abbiamo un contesto socio-economico, diciamo, abbastanza complesso, Torino, quindi c'è anche una certa Torino che viene ritratta dalla documentarista, e un'offerta di lavoro che arriva e delle persone che decidono di partire. E di lì però, diciamo, usciamo dai tracciati classici che potrebbero essere quelli di un documentario sulla fuga dei cervelli, sull'italiano con la valigia di cartone, come potrebbe essere, che va all'estero. C'è molto la dimensione emotiva, esistenziale, c'è la ricerca anche di qualcos'altro. Allora volevo capire se questo emerge anche dal vostro studio, cioè se le motivazioni affettive oppure altre ricerche di senso è qualcosa che è registrabile, che avete, insomma, riscontrato nella vostra indagine, che comunque è quantitativa ma anche qualitativa. Sì, perché se è estremamente complicato, come dire, seguire questi flussi a livello quantitativo, invece dal punto di vista qualitativo è molto interessante, perché queste persone si raccontano molto volentieri, raccontano di loro stessi, scrivono su blog, partecipano a gruppi su Facebook. Vi faccio un esempio: su Facebook ci saranno qualcosa come 400 gruppi di italiani nel mondo, che vanno da architetti italiani a Londra fino a italiani a Ulan Bator, Mongolia, cioè ce n'è veramente per tutte le salse. Questo aspetto, diciamo così, allora innanzitutto è importante che teniamo sempre in mente la soggettività della motivazione del migrante, cioè perché sono sempre storie individuali, in particolare in queste forme, diciamo, di mobilità contemporanee, perché veramente non esistono più, come dire, io le chiamerei anche forme di mobilità liquide, migrazioni liquide, prendendo in prestito un termine di Zygmunt Bauman. Quello che però abbiamo visto anche da tante interviste, faccio solo un esempio, la Spagna. La Spagna è stata una delle prime mete per tutti gli anni zero e anche prima degli anni 90 delle migrazioni italiane contemporanee, cioè delle nuove migrazioni. E nonostante la crisi di adesso, il 25% di disoccupazione e tutto, i dati spagnoli parlano comunque di 10.000 italiani che entrano in Spagna ogni anno. Ora anche lì siamo andati a domandarci, ma scusate, ma che senso ha questa cosa? E qui viene fuori proprio anche l'aspetto, diciamo, più legato a fattori, tra virgolette, familiari, sentimentali, di qualità della vita. Abbiamo trovato, per esempio, anche tornando poi al discorso del film, abbiamo trovato coppie gay o coppie lesbiche che lasciano l'Italia e vanno in un altro paese, come ad esempio la Spagna, dove in effetti i loro diritti sono più tutelati. Spesso la scelta di andare a vivere in Spagna magari era legata anche a una precedente esperienza con tutto ciò che comporta, prima della crisi si aveva c'era stata l'esperienza, per esempio, di un
soggiorno Erasmus piuttosto che di un lavoro ai tempi, e si erano create delle reti anche sentimentali, delle reti diciamo affettive, che per certi versi poi dopo spingono in un secondo tempo a scegliere la Spagna anche nel 2014 con tutti i problemi che ci sono. Quindi assolutamente sì, è proprio, cioè, la motivazione economica è ormai è una parte, ma non l'unica. Non spiega tutto. Allora, io direi di sentire, infatti, dare la parola adesso ai se vogliono, alle persone che sono comparse, che sono in sala se vogliono, e anche di anche una regista del primo documentario, per un po' insomma, dialogare con Alvise e col pubblico o aprire altre finestre su questa esperienza che è stato il documentario, se volete, se no domande del pubblico. Prego. Sì. Allora, vuole venire qui? O parla di lì, come preferisci? Penso sì, penso che mi senta. Volevo solamente sottolineare quello, a parte il fatto la differenza del mio bisogno di andare via, che ormai ho un'età, come avete detto, una storia giusto, e la differenza da quella di alcuni ragazzi, dei giovani, sono il problema è maggiormente dei ragazzi giovani. Io volevo solo soffermarmi su quello, perché io l'ho vissuto in questo film, questo documentario. All'inizio l'offerta di andare a lavorare in Alaska era proprio, per quanto noi ne sapevamo, era reale, ma era talmente ridicola. Cioè si trattava di andare a tagliare pesce per tipo 15 giorni per poi tornare. E voi non avete idea di quanta gente c'era a quel colloquio. Ce n'era una marea, cioè dovete fare come si dice, l'equazione, no? Tanto così ridicola la proposta di un lavoro, cioè nemmeno nessuno può domandarsi ma come mai importano 15 italiani, cioè, da qui in Alaska per tagliare pesce, cioè nessuno si domandava l'assurdo o cosa, semplicemente tutti avevano voglia di scappare, c'erano i tipi più disparati di persone, dalle età più diverse, cioè perché io ho fatto appunto i colloqui, fino a un certo punto io ho sempre pensato che poi appunto il lavoro poi era non c'era tutto quanto. Volevo solamente dire questo, cioè fate caso a quanto fosse assurda la proposta e il miraggio, questo miraggio, eppure tutti cercavano di scappare. Quindi al di là del disagio personale, al di là dell'età, cioè ci accomuna questo solamente, c'è proprio una mancanza qua di risorse, una mancanza di possibilità, penso, cioè, tanto quelli della mia età, tanto i trentenni. C'è solo una cosa, io non mi sento sfavorita solo perché io non ho più tempo, solo per quello. È l'unica differenza tra me e un giovane, la situazione di giovane è disperata, con i miei figli tutti. Però c'è una speranza, a me piace pensare che comunque la situazione si evolva e ci sia il tempo poi di costruire. So, questo è quello che auguro soprattutto a tutti i ragazzi come me e i miei figli. E grazie. Grazie. Ci sono... Posso scusare? Più la mia. Ecco, no, magari il lavoro non c'è perché c'è questa cosa, cioè, il lavoro non c'era perché girava di più o perché era una presa per il culo proprio l'offerta di lavoro. Ma questa pelle non hanno più voluto prenderci, non c'è stato più il lavoro. E lei poi ha continuato, dice no, finiamo, facciamo. Cioè dalla realtà siamo passati con una specie di funzione. Ma all'inizio, ti dico, era proprio reale, cioè c'era una marea di gente, solo parlavano di non so quanti candidati, comunque io quel giorno che sono andata, quando sono andata io a fare il colloquio, ne avevo visti un centinaio di persone, tutte disperate, sì sì, per quanto noi ne sapevamo, per quanto noi ne sapessimo, era un'offerta reale, ridicola, ripeto, ma reale, perché erano 15 giorni a tagliare pesce, la prima cosa che io mi chiesi, cioè costa molto di più farci viaggiare fino in Alaska, cioè farci andare lì tutto quanto, che senso ha, andare, non è che magari ci tagliano noi a pezzi, ma no, cioè sarebbe proprio la materia, no? Per dire, però
più disperata della cosa e più le persone, cioè gli altri colloqui che avete visto erano tutti reali, tutte le persone veramente non vedeva, cercava un appiglio, una cosa dove arrampicarsi. E questa è la situazione. Poi è quello che ci fanno sentire anche i media, appunto, la televisione continua a rimandarci quel messaggio, siamo disperati, non c'è speranza, non c'è possibilità, non c'è possibilità, cioè siamo... Poi non so quanto sia reale e quanto no. Io mi auguro di no, io mi auguro per i miei figli di no, perché ripeto, io non ho più tanto tempo, però loro hanno tutta una vita e quindi... Cioè speriamo che si evolva questa situazione che al momento è proprio... E auguri a tutti voi. Ciao. No, vale la pena magari raccontarvi delle cose che la regista Alessandra Ceresia non ci può raccontare perché non è qui, ma che insomma noi in qualche modo sappiamo. I film documentari si costruiscono anche in qualche modo creando le condizioni perché le cose poi accadano, e sono tutte cose che hanno un forte dato di realtà, di verità. Alessandra aveva visto verso la fine degli anni 90 a Torino, lei vive da Torino, un annuncio assolutamente analogo a quello che c'è nel suo film, che le era rimasto molto impresso per una sua motivazione personale, nel senso che poi è stato quello il periodo in cui lei ha deciso di lasciare l'Italia, per cui sembrava un po' la dimensione più paradossale di quello che lei stava facendo in piccolo. L'idea è stata quella di raccontare l'Italia di oggi tentando di ricostruire quelle condizioni, per cui lei ha veramente cercato una vera azienda che stava in Alaska, che si è rivelata interessata a prendere dei lavoratori che potevano venire dall'Italia per delle motivazioni anche a lei forse poco chiare, però comunque hanno aderito sul progetto, e quindi c'è stato un gran annuncio di una vera azienda su sua sollecitazione, mentre l'azienda faceva i colloqui, di fatto lei faceva quello che nel cinema è un po' un casting, si scelgono le persone, dei personaggi, delle storie, però chiaramente la tensione era quella di realizzare il progetto per come lei se l'era immaginato nella realtà effettiva, cioè persone che vanno in un posto di lavoro che sta dall'altra parte del mondo. È andata veramente come avete visto, cioè l'azienda che lei aveva trovato molto interessata, che voleva veramente dei lavoratori, li ha lasciate in braghe di tela, come si suol dire, e si sono ritrovati a dover gestire un po' questo vuoto, che pur essendo reale poi assume anche una dimensione insomma metaforica molto, molto forte, io credo, fa parte un po' dello spaesamento che ci può essere nel trovarsi in una realtà così lontana, così distante rispetto alla propria identità, cosa si è, cosa si vorrebbe essere, per cui insomma questa nota tecnica tra virgolette forse fugare qualcuno dei vostri dubbi insomma sul processo che c'è intorno al film. Prego. Ma non lo sapevano che avevamo contattato questa azienda oppure no? Cioè si sono ritrovati il documentario lì oppure sapevano? No, sono scappati. Io credo che a un certo punto sì, nel senso che il lavoro ha funzionato con lei, che ha scelto alcune fra le persone fra quelle da seguire poi all'interno del suo film, che era una parte del gruppo complessivo, e ha passato molto tempo con loro per costruire una relazione, per poi entrare dentro casa loro, quasi tutte le case, e dentro le loro vite, e filmarli nella quotidianità, e a quel punto comunque in qualche modo il progetto è stato spiegato a tutti, però per come doveva essere, al di là del fatto che ci fosse una troupe, il lavoro ci doveva essere veramente, insomma. Non so se ho risposto alla tua domanda. Perché lo chiamano documentario? No, questa domanda. Andiamo fuori dal seminato. Più che questo, Teresa, prima tutto era un inganno, oppure fino a quanto loro sapessero tutto. Cioè, loro sono arrivati in Alaska credendo di farlo quel lavoro. Allora, se vuoi discutere... La prima persona ad essere rimasta fregata è la regista, che aveva organizzato con l'azienda tutta l'operazione. Quindi, diciamo, allora, la domanda, no, del signore entrerebbe sull'etica registica, forse, di chi fa documentario, o, cioè, non so dove, però,
ma il cinema del reale, perché queste persone sono loro, non hanno messo in scena. Infatti la signora che ci ha raccontato aveva un bisogno, cioè ha risposto a un'offerta di lavoro perché aveva bisogno in quel momento. Infatti la riflessione è perché le persone sono andate a quel colloquio, ha seguito un percorso e poi c'è stata anche una fregatura che non era, infatti, questo la regista l'ha dichiarato nelle conferenze stampa, non è qui con noi, ma ha detto che hanno dovuto ridisegnare il percorso del documentario, chiamiamolo, del film, perché sono arrivati il lavoro non c'era. E di lì poi c'è stata tutta quell'evoluzione, però io credo di relazioni autentiche, cioè il legame che si è creato tra queste persone, questo secondo me è il valore su cui potremmo riflettere, per non fermarci solo alla tecnica, cioè è anche importante quello, però secondo me è il valore, cosa è successo poi tra queste persone. E quelle, secondo me, i legami che si sono costituiti tra queste persone sono relazioni autentiche, cioè probabilmente erano persone che al di fuori di questa esperienza non si sarebbero mai frequentate, venivano da ambienti, da ideologie molto diverse, da fasce generazionali, e si è creato questo senso di condivisione di qualcosa in questa precarietà totale. Allora, io invece, lei non è d'accordo? Questo non definisce il documentario, ma anche altri come che lo hanno imbarcato, sono scusati. Si sono incontrati, ma per lei, cioè il problema, se il focus è definitorio, possiamo parlarne, cioè nel senso, è andato a Cinema Durale, è stato selezionato tra nei maggiori festival documentari, poi adesso io, cioè, se il problema è definitorio, se lo chiamo documentario, film, fiction, il problema secondo me è un altro, cioè sono delle persone vere in questo luogo, che parlano di sé e mettono in scena se stesse, e secondo me quella è la cosa importante. Poi sul resto possiamo discutere, non so appunto se avete altre, per non monopolizzare, se avete altre osservazioni o domande da fare anche ad Alvise o a... però questa dimensione, non so, della comunità che si crea, per me è abbastanza interessante, anche perché mi raccontavano i protagonisti che si continuano a sentire in qualche modo, no? Il ragazzo che c'era in sala, che appunto, peccato che era il ragazzo più giovane con la nonna che stava male, continua a sentire il ragazzo che... Ecco. Non so. Vuoi rispondere? No, non so, avete dei feedback voi? Il problema è perché si scappa? Oh, ecco. No, la domanda è... adesso mi sono stupito questo film documentario, non ho bisogno, ho solo bisogno grosso. Si scappa perché molti si scappano dai problemi, a quanto ho capito. Un signore scappava perché il figlio è morto, allora io scappo dai miei problemi. E molti scappano per questo motivo, si scappa dall'Italia perché non si riesce a fare, a programmare qualcosa. Non riesco, scappo, vado all'estero sperando di fare qualcosa. Invece mi è piaciuto il napoletano che ha detto: io sono tornato in Italia per creare qualcosa qua e voglio fare qualcosa qui, e io apprezzo quelle persone là. Mi sta bene che scappo, sono disperato, ma è la disperazione che forse fa scappare questi cervelli. Allora, la disperazione dobbiamo combattere in Italia, dobbiamo fare sì che questi cervelli non possano scappare, ma tenerli qui e farli creare, dargli le possibilità di fare qualcosa. E il napoletano mi è piaciuto tantissimo, è tornato qui in Italia, ha fatto sì che in quel pezzo di Napoli i turisti possano andare e vedere quello che c'è, e lui, quello mi è piaciuto tantissimo. Ecco, no, infatti noi eravamo in che ordine mettere questi due lavori, nel senso che dal punto di vista, insomma, questa prospettiva, il secondo, cioè il corto, dava, diciamo, una parziale risposta a questo senso un po' nichilista che emerge forse dal lavoro più lungo. Però a questo punto io approfitterei del fatto che c'è la persona, una delle protagoniste, no, che gestisce, sia la regista del corto che una delle protagoniste che... No, però in particolare pensavo alla protagonista che racconta, ha creato questo blog sul ritorno, no, del perché tornare, e non so, volete dirci qualcosa a proposito?
magari ci vuoi dire tu qualcosa, cioè cosa ha spinto a realizzare questo lavoro e proprio forse anche una risposta al quesito del signore che sì, su quest'Italia che forse non riesce a, insomma, a trattenere. Ma sostanzialmente noi scusate, abbiamo voluto un po' rappresentare il fenomeno al contrario, anche come diciamo una forma di critica rispetto a quello che il mainstream ci propone sempre, no? Si parla di cervelli in fuga, si parla di talenti che scappano, però non si parla mai né dei talenti che non solo tornano, ma che rimangono sul territorio, che creano valore, che creano cultura. E secondo me, poi adesso chiamerei anche Serena, che è appunto l'autrice del blog, e che lei ha dati spicci alla mano anche con cui fare poi dei confronti. E non lo so, abbiamo voluto rappresentare le storie di questi ragazzi come appunto l'esempio di una generazione che non è solo quella degli sdraiati, dei cervelli in fuga, dei bamboccioni, dei ciusi, ma è una generazione che è capace anche di ritornare con un bagaglio, che è quel bagaglio che ha appreso anche all'estero, quelle buone pratiche che ha imparato fuori dall'Italia e che le riporta qui per costruire, per realizzare un sogno, per realizzare un progetto sul, dal territorio, dal basso. E quindi esiste anche questa generazione, cioè noi siamo anche questo, non siamo solo i cervelli in fuga, disperati perché non ci sono speranze in questo paese. Questo è il nostro lavoro. Magari se hai voglia di dirci due parole. Ecco. No, intervengo. Grazie. Sempre stimolante. Allora, io ho aperto il blog per un'esigenza narrativa, cioè quella di raccontare quello che a me premeva di più, e cioè appunto le persone, le storie di chi nonostante tutto decide per storie personali, per appunto io non raccolgo dati, non sono sociologa, questo non è il mio lavoro principale. Il mio blog è veramente nato da un'esigenza mia, cioè quella di una persona quasi trentenne che vive all'estero, che si confronta con gli italiani all'estero e che non si riconosce nel tipo di narrazione che viene fatta del proprio gruppo di appartenenza. Nel momento in cui ho deciso di tornare, perché la mia storia mi ha fatto maturare dei pensieri che mi hanno insomma, spinto a tornare insieme al mio compagno, ho deciso anche di provare a cambiare la narrazione. Visto che io di persone che sono tornate e che stanno facendo qualcosa, quindi non sono limitata a tornare, ma sono tornate veramente per portare un contributo al proprio territorio, le conosco, le vedo, ne vedo sempre di più. È una rete un po' sotterranea, forse un po' di nicchia, forse un po' elitaria, ma è una rete di pionieri che c'è. E mi è sempre sembrato importante raccontarla, perché veramente il mainstream insomma, ci dà sempre un po' la stessa ricetta precotta ed è stancante, crea un sacco di malumori. Cioè io stessa quando apro la Repubblica dico vabbè, ma sono veramente convinta di quello che ho raccontato fino a ieri. E mi serve personalmente e vedo che serve anche proprio alle persone che lo racconto, alle persone che coinvolgo. Non è una soluzione a niente, non sto dicendo che domani non è neanche negare la crisi, assolutamente, è semplicemente narrare delle storie diverse che ci sono e che è giusto che vengano così, che abbiano voce. E, insomma, oggi stavo parlando di questa ragazza che si chiama Luana Stramaglia, che è di Foggia, che ha fondato un ristorante sociale nel centro storico di Foggia che è completamente abbandonato, e lei mette insieme nonni, quindi anziani e giovani dell'alberghiero per farli cucinare e insomma, per partire dalla ristorazione per creare lavoro. E ha vinto un bando della Regione Puglia, sta creando impresa che ha anche un effetto, insomma, un impatto positivo sul territorio. A me questa sembra una storia positiva e quello che faccio insomma è dare spazio a questi episodi che non negano tutto quello che non funziona, e i politici corrotti e la burocrazia che non funziona, eccetera eccetera eccetera. No, vorrei anche rispondere un attimo al signore, ma per certi versi questo discorso della fuga e tutti che scappano
proviamo a vederla in un altro modo, cioè ben venga che ricercatori, dottorandi, studiosi vadano all'estero per formarsi, per avere un dialogo internazionale. È bello che puoi ritornare nel proprio paese. Attenzione, belle cose, facciamo un paragone, andiamo a vedere per esempio in Inghilterra, oppure andiamo a vedere in Germania. Ora, i tassi, diciamo le percentuali, scusate se torno sempre sui numeri, ma le percentuali di dottorandi e ricercatori, diciamo di persone altamente qualificate che lasciano, anche a livello universitario in questo caso, che lasciano il proprio paese, è più alta in Inghilterra che in Italia. Cioè, se poi vogliamo parlare di una fuga dei cervelli, in teoria anche in Inghilterra hanno una fuga dei cervelli, i loro migliori talenti vanno per lo più negli Stati Uniti, oppure vanno in Cina, oppure in qualche altro paese dei BRICS. Però non si preoccupano. Allora, non è neanche, ecco, esatto, non è neanche tanto vero che questi poi tornino, attenzione. Però il problema è che nel frattempo arriva il dottorando italiano, arriva il ricercatore tedesco in Inghilterra e quindi hanno questa circolazione. Ma in teoria noi dobbiamo anche incominciare a ragionare in termini, non possiamo restare sempre legati all'Italia e i nostri confini devono tornare indietro. Dobbiamo cercare di allargare un po' lo sguardo e ragionare in termini, diciamo, globali, perché questo è quella che è la globale. Quindi, ben venga che le nostre migliori teste se ne vanno all'estero, ma cerchiamo in qualche modo di attrarne anche, che siano italiani o del Ruanda o cosa ne so io, insomma poco conta, ma partecipiamo anche noi a questo scambio, diciamo, di qualità, di talento, eccetera, eccetera. Se posso giusto aggiungere una cosa, qualche giorno fa eravamo in compagnia di un ragazzo che è un famoso cervello di ritorno, vabbè, lui ha un profilo internazionalmente riconosciuto, e lui è tornato a Siracusa e quello che lui fa è costruire ponti con tutti i paesi in cui lui è stato, perché ha vissuto in Inghilterra, ha vissuto in Spagna, in Portogallo, e lui non fa altro che internazionalizzare Siracusa, ed è proprio questa un po' la chiave di svolta. Cioè, noi non stiamo parlando di, cioè non siamo dei fanatici del ritorno, dei fanatici della fuga, anche perché è un po' impossibile adesso, no, pensare di radicarsi. È bellissimo radicarsi nel proprio territorio, ma è bellissimo anche viaggiare, scoprire, andare ed esplorare nuovi orizzonti. Quindi ben venga l'andare, ben venga il tornare, ma ben venga anche costruire i ponti e appunto costruire quella che viene chiamata l'Italia diffusa, che dovrebbe essere appunto l'Italia, cioè semplicemente noi siamo cittadini europei in fondo, quindi... Sì, ero curioso di sentire, tu, oltre a questa cosa era interessante al CECI che hai fatto, questo controllo numerico in legno. No, io volevo solamente aggiungere un commento, senza entrare nel dettaglio di un fenomeno che è estremamente, non complesso, è stracomplesso, però cioè si parla tanto, porto la mia storia personale perché generalizzare non mi piace, quando si parla di partire si parla tanto di fuga, quando c'è un enorme componente di persone all'estero, soprattutto nel campo della ricerca, che non fuggono a nessun paese, semplicemente circolano, si muovono. Cioè, io quando sono partito non sono scappato da un paese, semplicemente ho avuto interesse a visitarne un altro, un secondo, un terzo, con la possibilità poi un giorno di tornare in un paese o andare in un paese in cui costruire un futuro più a lungo termine, e nel mio caso... Cioè, l'Italia è stato un paese che non ho trovato così impossibile in cui tornare, però non c'è stata una fuga. Cioè, si parla tanto di gente che parte come gente che sta fuggendo, ma non tutti quelli che partono fuggono una situazione, semplicemente vogliono andare a scoprire qualcos'altro, poi tornano anche magari, ma non è necessariamente una fuga. Tanto come l'app del Checkpoint Point può rappresentare, ecco, è un bel posto per sperimentarsi, se uno torna e vuole fare delle robe diverse, qua questo è un terreno fertilissimo, quindi posti del genere ne stanno nascendo sempre di più, che sono proprio questi anche, che sono scelti da chi decide di cambiare rotta, ecco, di diversificare un po' il proprio percorso. Una cosa, anche la fuga, magari provocatoriamente potremmo però dire che in effetti a fuggire non sono tanto i qualificati, i ricercatori, eccetera, eccetera, quanto forse in effetti i meno qualificati, quelli che subiscono maggiormente un settore specifico, fare l'osservazione, cioè, per carità, anche così tenderemo a generalizzare, però in effetti chi ha un'alta qualificazione, chi ha un dottorato, cioè, ha delle scelte di fronte a sé, chiaramente invece chi diciamo ha in tasca magari solo il diploma ha una spinta maggiore a cercare di fare
cosa ne so, il pizzaiolo piuttosto che qualsiasi tipo di impiego nel settore terziario, anche mal pagato in un paese che però gli offre questa opportunità anche senza qualifiche, che non è l'Italia. Beh, io sono un medico italiano, sono laureata in Italia e sono andata in Belgio. Sono là da 5 anni, mi sono specializzata in anestesia, che è una specializzazione che dà lavoro fortunatamente volendo anche in Italia, e ho finito il 30 settembre e la mia prima voglia è stata voglio tornare a casa. Sono andata a parlare, parlo con tanta gente, che tanta no, con quelli che sono rimasti qua, perché la maggioranza dei miei colleghi che hanno voluto, hanno potuto fare qualcosa, sono andati via. E siamo medici, cioè siamo i medici italiani, e chi non è figlio di, chi conosce chi, è andato via o è depresso e non fa niente e lavora ore. E adesso volendo tornare, nonostante come anestesista, dove in Belgio mi offrono domani un contratto a 16.000 euro al mese, che fai? Cioè io ci sto provando, cioè io in tutti i modi parlo con gente, chiedo, e mi fanno anche lavorare un giorno alla settimana e mi pagano un quarto dei 16.000, voglio dire, come si fa? Cioè io voglio tornare, ma cioè la sanità pubblica per esempio, cioè un impiego nel settore pubblico in Italia, non so, va bene tutte le parole, i discorsi, i terreni fertili, ma l'ospedale è l'ospedale, cioè... E non c'è ingresso. E io mi domando tra 20 anni che succederà con la sanità pubblica. Cioè, non lo so, io capisco, capito, in tutto ciò che è settore alternativo è più facile volendo. Però quando uno invece fa parte del sistema sociale e vuole tornare qua, infatti, che dobbiamo fare? Io voglio venire. Non è pronta per rientrare, l'abbiamo detto, non ci sono le condizioni. A meno che tu non decida di non fare più il medico e fare altro, ma non ti si può fare, visto che non sei in missione. Era il mio sogno, aprire un ospedale dove la gente lavori lì perché vuole fare il medico, dove il malato viene curato, da casa, cioè, ma poi nella medicina è un sistema troppo particolarmente complesso, perché c'entra la politica, c'entra l'università e Se vedi da magari anche un corso pubblico, capito? Io ho guardato tutti i concorsi, cioè sono cose, e ti dico, per rispondere alla cosa della fuga, cioè nel mio caso è stata una fuga a gambe levate dal barone dell'ospedale di Perugia dove stavo, che non c'entrerò mai più. E esponenzialmente ogni anno c'ho più gente, medici che mi contattano perché vogliono venire lì, ed è tutta gente che scappa, cioè io e i miei amici a Bruxelles siamo una famigliona compatta così, tutti italiani, medici, che vorremmo tornare, che continuiamo a dire torniamo, apriamo un ospedale, ma come, cioè non c'è, è come che veramente... Non lo so, mi scriverò al tuo blog se apro un ospedale. Io mi dico, però ma perché? L'ospedale sicuramente. No, è il discorso che mi viene da fare di fronte a queste realtà è che appunto il terreno fertile in questo caso non c'è, e per questo mi viene da pensare alle persone che costruiscono percorsi di vita un po' alternativi come dei pionieri, perché in questo periodo storico non sono altro che quelli, sono quasi dei missionari in fondo, perché e non dovrebbe essere così, non dovrebbero essere queste le condizioni. Adesso, oggi, sono loro che lo fanno, e quello che io mi auguro è che questa cosa qua dia vita a una catena, perché da qualche parte bisognerà pure iniziare. Possono iniziare quelli che come me hanno fatto scienze politiche, che si possono reinventare un po' in qualsiasi settore, e io nessuno ne ha mai offerto un lavoro particolarmente wow, figo, e quindi me lo devo un po' inventare il lavoro, e ho la fortuna di dire ok, me lo invento un po' dove voglio. Allora, visto che mi piace tanto stare in Italia, torno in Italia e me lo invento in Italia, punto. Quindi io parto da questo, e con chi vuole provare a fare questo percorso qua spero di... Ed è per questo che ho aperto il blog, cioè passo dopo passo spero di provare, non lo so, a lanciare dei semi, ci sono delle reti che stanno cercando di provare a dialogare con la pubblica amministrazione,
ma è un percorso, cioè io non lo so se i medici italiani che alla nostra età prima o poi riusciranno a tornare a fare medici in Italia. Me lo auguro tanto, ma è difficile, lungo, e insomma, le condizioni non sono delle più ottimiste. Sì, no, infatti l'osservazione che mi veniva da fare è che questa rete deve essere però portata un gradino superiore, perché in effetti l'osservazione sua è molto difficile, anche l'operatore culturale a Napoli, allora io sono stato e conosco l'associazione, però è veramente una cosa molto di nicchia, cioè sappiamo appunto com'è, come dire, il settore delle belle arti in Italia, archeologi che se ne vanno dall'Italia, mentre... cose note, quindi cioè, il problema appunto è che questa rete che si sta costruendo dovrebbe essere veramente portata a un gradino superiore, perché sennò capisco anche le osservazioni. Anche quella ha bisogno di persone che arrivino un po' dal di fuori, perché se sono poi sempre gli stessi si creano i circoli e non si riesce a entrare nei circoli e si verificano un po' le stesse dinamiche politiche che capitano nei piani alti. Quindi per quello ci sarebbe bisogno che più persone tornassero, perché nel momento in cui tu vivi all'estero, vedi, cioè, respiri veramente un'altra aria e impari anche ad essere un miglior cittadino. E quindi bisognerebbe importare queste buone pratiche nell'essere cittadini corretti, onesti e non mafiosi, anche quando non si fa parte di un gruppo, insomma, della criminalità organizzata, ma si hanno un po' interiorizzati certi meccanismi. E quindi appunto anche queste reti a volte... Se posso aggiungere solo una cosa? Quello che dicevi anche tu, secondo me il discorso che deve diventare una domanda politica articolata, cioè finché la tua espressione non diventa una domanda politica articolata, consapevole, in grado di entrare dentro le istituzioni, purtroppo la rete è viva che ci sia, però la rete sorregge. Sistema capitalista, l'ospedale è un'azienda che produce salute sotto forma di esami, sì, no, dappertutto, certo, però il problema è che se non altro almeno in Belgio rimane un'azienda, in Italia è un'azienda politicizzata e quindi veramente non c'è, è orribile, veramente. Non c'è, cioè, visto da me non ci vedo una via d'uscita, cioè, mi dico o c'è la bomba atomica, radiamo tutto al suolo, dobbiamo veramente ricominciare su delle basi sane, se no non lo so, cioè certi meccanismi, certi personaggi che circolano. È l'Italia. Lo so, cioè, ma... Cioè, si è parlato di tutto meno del postulato fondamentale. Che l'Italia non è meritocratica, che in Italia non c'è la democrazia ma c'è il feudalesimo, una politica clientelare, c'è l'EURES che dovrebbe, diciamo, aiutare le persone a trovare lavoro all'estero, non sanno dare nessun tipo di indicazione. Quando io vado lì e chiedo, c'è qualcuno che mi può raccontare l'esperienza che ha fatto per esempio in Germania quando è andato a raccogliere la frutta, quanto ha speso, come ha fatto? Ah, è una buona idea, non ci abbiamo pensato, nessuno sa niente, le società di lavoro interinale sono ridicole e io non so di cosa si sta parlando, siamo un paese allo sfascio. Torino è la città più sfigata di tutto il nord, se uno non ha la conoscenza non riesce neanche a fare un lavoro gratuito tipo quello che stacca i biglietti, perché non si riesce a fare nulla. Lei dice inventarsi il lavoro, insomma, inventarsi. Sì, se l'ha inventato lei che è una persona di fantasia, ma ci sono altri che hanno un cervello di super cultura, ma non hanno questa fantasia e non hanno la faccia tosta di, che ne so, di come fanno delle persone, di proporsi, fare conferenze, invitare, farsi pubblicità con internet, eccetera, e guadagnarsi magari dei soldi senza presentarsi. E quindi... No, qua non stiamo parlando di portare più un modello, al ministero, voglio dire, a livello personale uno parte da dov'è, e poi è chiaro che queste dovrebbero essere istanze abbracciate dalla politica,
e quindi dovrebbero essere scritte policy e dovrebbero essere cambiate completamente le regole del gioco, a partire per esempio dalla scuola. E, leggevo delle statistiche su quanti sono i diplomati che si lamentano, finito il percorso, insomma, delle scuole superiori, quanti sono pentiti della scelta che hanno fatto legata all'università, e pare che ci sia il 40% dei ragazzi che è pentito, che abbandona l'università, che non è contento delle scelte che ha fatto. Perché? Perché non siamo in grado di orientare i nostri studenti a una scelta consapevole, perché ci sono tantissime cose che... Perché in Italia l'università non funziona. Perché se uno fa economia e commercio, impara la teoria ma non impara la pratica, perché deve andare alla scuola di amministrazione aziendale per imparare qualcosa e trovare lavoro, ma lì bisogna pagare, cioè è tutto falsato in Italia, non c'è niente che funziona, c'è un sistema. Io sono 20 anni che studio anche con l'associazione lavoro over 40, certi non salvo niente, è pazzesco, non avete la minima idea di quanto sia malvagio il sistema, non avete l'idea. Una nota, magari proprio queste ondate, questi flussi di gente in fuga ci salveranno, perché prima o poi anche l'Italia, come dire, si integrerà un po' più con l'Europa. Cioè, se il nostro problema è principalmente il clientelarismo. Cioè, la storia insegna, dico, i corsi e ricorsi, che la democrazia degrada. No? Allora ci vuole un uomo d'ordine che si chiama Duce, no? Che è l'unica cosa sensata che prende in mano le redini e fa un po' d'ordine, spazza via la gentaglia che ci governa. Spero che le generazioni che sono fuggite, prima o poi si spera che anche loro arriveranno un attimino, nonostante la gerontocrazia imperante, a poter decidere. A quel punto speriamo che abbiano, come dire, assimilato delle concezioni meno clientelari, più meritocratiche, se vogliamo usare questa brutta parola. E piano piano, cioè, perché prima o poi... Guarda, in faccia dicono, vieni a lavorare con me, è bello, fa proprio piacere, veramente, la meritocrazia è una bella cosa. No, a me piace questa parola, obiettivamente... Sulla parola, sulla definizione di termine, c'è qualche discussione, ma mi astengo. Va bene, direi che... Vabbè, l'ultimissimo intervento a chiusura, a chiosa di questa serata. No, io volevo ritornare al vostro documentario e al pezzo lungo, che secondo me è molto carino, molto bello, questo gruppo di persone che va in un paese con la promessa di un lavoro, poi non trova un lavoro, si crea uno spazio dove uno non sa dove sbattere la testa, e però dove all'interno di questo spazio queste persone si conoscono, si riconoscono una con l'altra. E adesso, al di là di tutte le cose che si dicevano prima, perché questo vale per tutti noi, in un tempo come questo bisogna forse cominciare a riparlare del tutto con un altro linguaggio che permetta a ciascuno di noi di riconoscersi nell'altro e trovare delle persone che siano disposte ad ascoltarti. Questa cosa del paracadutista che si trova con la è una roba fantastica, molto bella, positiva, come dire, ti dà... Non so, questo mi pareva una cosa molto bella. Grazie, direi che è la riflessione proprio giusta per chiudere questa serata, proprio il riconoscerci, no? Nuovi spazi, nuovi interstizi, no? Che era la cosa che, come noi che abbiamo selezionato questo documentario, chiamiamolo film, documentario, comunque quello, chiamiamolo come vogliamo, però quello è il punto che ci aveva veramente colpito di più, cioè anche l'inaspettato, perché chi l'avrebbe mai detto, no? Da anche persone così diverse, creassero comunità, perché poi di fatto hanno creato una comunità che in qualche modo ha superato ed è andata oltre quell'esperienza, e quindi questo può essere il messaggio, diciamo, che potremmo portarci a casa da questi piccoli frammenti che, insomma, stiamo cercando di mettere insieme. Vi ringraziamo e vi diamo appuntamento, grazie a Condivise del Prato, grazie alle registe, ai protagonisti.
e vi diamo appuntamento a Cascina, un altro posto dove si fa comunità, che è Cascina Roccafranca, e che è un'altra casa del quartiere, il prossimo giovedì. Un documentario molto forte realizzato da un rifugiato politico etiope che è diventato regista in Italia. Da un'esperienza di cinema è diventato un regista e ha realizzato un documentario sulla discriminazione e sulla violenza razzista verso altri immigrati. Quindi ci sarà chi ci racconterà questa esperienza e speriamo di vedervi lì. Grazie e alla prossima.